questo momento c'è il nostro meteorologo Davide Dalla Libera, che si trova proprio lì. Ecco, queste sono le montagne del Veneto, guardate che splendide immagini, purtroppo però la situazione è davvero difficile. Davide, mi senti? Eh sì, è proprio così. Serena, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Siamo nel cuore delle Dolomiti, una delle meraviglie del nostro paese, che in questo periodo stanno subendo un periodo di siccità, come avete detto, piuttosto marcato e molto molto grave. Ci troviamo, pensate, all'interno del lago, di questa diga, centro di Cadore, che pensate nel mese di febbraio ha visto il volume massimo invasabile arrivato soltanto al 14%, quindi con un deficit del 65% rispetto alla media. Non sono solo le Dolomiti a secco in questo periodo, abbiamo detto tutto il Veneto, anche se qui in montagna, nel bellunese, le zone più colpite dalla siccità, dove i pericoli, comunque i disagi sono maggiori, riguardano Livinallongo, Cencenighe e Colle Santa Lucia, qui siamo nel lago Ordino, mentre nel Feltrino molte località sia di Feltre che di Pedavena e poi Crocedaune e Sovramonte. Lo vedete, eccolo qua, la situazione è veramente difficile, un invaso che è solitamente pieno d'acqua, ci ritroviamo a metà marzo completamente svuotato non solo anche per colpa delle siccità, ma lo vedremo dopo. Siccità che riguarda appunto questo inverno, che ha visto nevicate scarsissime in tutta la montagna veneta. Pensate che secondo il resoconto dell'ARPA, il report del centro valanghe di Arabba, fino alla fine di febbraio sono caduti in montagna oltre i 2200 metri soltanto 80-90 centimetri dal mese di ottobre, il cumulo massimo, il cumulo totale appunto delle nevicate, e a quote comprese tra i 1200 e i 1600 metri, quindi anche Cortina è all'interno di questa fascia altimetrica, sono caduti soltanto tra i 20 e 30 centimetri. Ci troviamo quindi ancora qua con una meravigliosa giornata di sole, con la temperatura che oscilla tra i 15 e i 16 gradi, meravigliosa giornata di sole, ma qua nelle Dolomiti aspettano e aspettiamo anche noi la pioggia. Lo chiediamo anche al sindaco di Calalzo di Cadore, uno dei paesi appunto bagnati da questo lago, a cui appunto chiediamo qual è la situazione al momento e soprattutto da quanto non si verificava una situazione del genere. Beh, la situazione è drammatica. Se noi oggi siamo dentro nel lago del centro Cadore, siamo comuni riveraschi, siamo quasi bagnati, perché a questo punto ormai l'acqua, non essendoci più, difficilmente ci bagna, ma una situazione di questo tipo non si vedeva dall'estate del 2003, addirittura oggi i dati sono più drammatici di quell'estate. Se è giustificabile magari in estate, è molto più preoccupante il fatto che i livelli siano questi in questo periodo dell'anno. E l'abbiamo detto, i livelli sono questi, certamente anche per la siccità, ma il sindaco ci dirà che non è l'unica causa per il fatto appunto che questo lago si trovi in questa situazione a metà marzo. La causa è la siccità, perché da novembre non piove. Aggiunta a questa, c'è poi un lavoro sulla diga di Pieve di Cadore, che ha di fatto autorizzato l'ente gestore, cioè l'Enel, a un abbassamento della quota molto superiore rispetto alle quote medie. Oggi però purtroppo non abbiamo l'assoluta certezza di poter dire che l'abbassamento è dovuto a quel buco sulla diga, anche se ci poniamo una domanda classica, che è quello: se ci fosse stato acqua, se ci fossero state precipitazioni copiose, oggi avremmo un lago comunque in questa situazione? Beh, c'è una delibera della regione che dice che l'Enel sarebbe stata autorizzata ad abbassare il lago fino a una tot quota. Ci lascia un po' perplessi, soprattutto per il fatto che c'è stata una moria di pesci, che quindi è attribuibile sì alla siccità, ma anche un po' forse a scarsa comunicazione, e secondo la scarsa comunicazione che noi abbiamo quali comuni rivereschi rispetto ad un problema così importante, che è quello dell'abbassamento del lago, e che oggi non vediamo ancora assolutamente in atto, e che ci preclude molte volte anche la possibilità, uno, di spiegare ai nostri cittadini, e due, magari per i portatori di interesse quali pescatori, di poter intervenire prima che diventi drammatica la situazione anche della moria di pesci. E quindi una soluzione quale può essere? Cosa chiedete voi? Guarda, noi chiediamo sostanzialmente che vengano attuate tutte quelle operazioni, soprattutto a valle della diga, che permettono di ingabbiare l'acqua in bacini in pianura per utilizzarli poi per l'agricoltura, perché sì, l'ente gestore che preleva l'acqua, ma è altrettanto vero che lo preleva secondo dei disciplinari, che sono disciplinari fatti con i consorzi irrigui, che prevedono un tot numero di prelievi. Noi chiediamo che anche la pianura si doti di quelle di
di quelle riserve d'acqua che prima erano, diciamo così, una delle ipotesi era quella che si utilizzassero le cavie dismesse, che cambino i sistemi di irrigazione, basta scorrimento e molto più con un sistema più moderno a pioggia, e che soprattutto vengano cambiati certi provvedimenti sia nazionali e che regionali, che vedano di fatto i nostri bacini assolutamente non tutelati sotto l'aspetto dell'acqua, perché se l'acqua è un bene comune, credo che anche le genti di montagna abbiano il diritto di poterne, tra virgolette, usufruire. E direi proprio di sì, quindi è il caso di prendere dei provvedimenti, comunque delle norme per regolare appunto i bacini soprattutto di montagna, che poi perfetto, servono a far usufruire appunto dell'acqua anche alla pianura. Per il momento, Serena, è tutto, ma ci ritroviamo tra un po', tra qualche minuto, per vedere qual è stata la situazione, qual è stato il disagio maggiore dovuto a questo abbassamento del livello di questo lato. Ti ringrazio, ringraziamo Davide Dalla Libera, così come il sindaco di Calalzo di Cadore Luca De Carlo. Ci ricollegheremo più tardi.